Siamo a un terzo della programmazione della nostra estate regina, che ha vissuto dei momenti importanti fino a Ferragosto con il Festival di Musica Live al Castello Rec, il festival, la prima parte del Festival della Cultura Diffusa Morgana, più tutti gli altri eventi organizzati all'Arena, in primis Sky Calciomercato, e adesso vive una seconda parte con tre momenti, diciamo diversificati, diversi tra loro, ma molto molto interessanti. Il primo è il Festival della Cultura Etnica Popolare e Folk, che abbiamo chiamato appunto Radici, con un programma di 7 concerti di musica etnica e popolare del Mezzogiorno del nostro paese, tutti gratuiti dal 16 al 22 agosto, con artisti importanti di fama internazionale. Penso a Eugenio Bennato, penso al Parto delle Nuvole Pesanti, penso ai Calavria, insomma uno spettacolo davvero interessante. Continueremo poi con il Festival della Cultura Classica e Lirica, intitolato proprio a Francesco Cilea, anche in questo caso all'Arena dello Stretto, e poi la rassegna di cinema all'aperto al Waterfront della nostra città. Questi sono i tre festival, i tre eventi principali di questa seconda metà di agosto, per poi prepararci al classico rush finale con una programmazione delle feste mariane, che anche in questo caso, senza voler anticipare nulla, però vogliamo allungare un po' di più rispetto ai canonici 3 giorni tradizionali della festa. Tra le linee che il sindaco aveva dato già da febbraio, quando abbiamo iniziato a programmare quella che era appunto l'estate 2024, c'era come punto fermo quello di non coprire i costi di tutte queste iniziative con fondi di bilancio, ma di trovare delle linee di finanziamento esterne che ci permettessero di portare avanti la nostra idea. Quindi io per questo ringrazio anche i nostri uffici, è un ringraziamento sentito, non di dovere, perché hanno lavorato ben oltre il loro dovere per permetterci, nonostante i ritardi non dovuti da noi, giusto a titolo esemplificativo, il Pometro Plus, sul quale a valere l'evento di oggi, c'è stato approvato col decreto ministeriale il 7 agosto e noi oggi, dopo soli 9 giorni, siamo qui a presentarlo. A mio avviso, negli ultimi 30 anni non sono stati curati in maniera perfetta le radici, la nostra tradizione, il nostro modo di essere, di accoglienza, ha fatto sì che siamo in ritardo rispetto a tante altre realtà territoriali. Pertanto, puntare sulle radici, puntare sulla nostra tradizione è qualcosa di fondamentale per lo sviluppo turistico, culturale del nostro territorio. Riteniamo che valorizzare e prendere in considerazione la diversificazione culturale e di spettacolo sia un elemento di ricchezza. E quando parlo di elemento di ricchezza, intendo dire che le diverse forme musicali che noi proponiamo al territorio, quindi i diversi spettacoli che proponiamo al territorio, sono assolutamente graditi dalla comunità. Ed è questo quello che poi ci consente di capire, di avere un po' il margine, il dato, se stiamo facendo le cose giuste o meno. Oggi presentiamo il Festival Radici, un festival importante che valorizza la musica etno folk pop, con dei gruppi musicali che provengono da diverse regioni del sud Italia, ed è il Festival delle musiche tradizionali del sud Italia. È questo che vorremmo che passasse. Proprio la nostra idea all'inizio è stata quella di portare a Reggio Calabria le migliori esperienze delle musiche tradizionali del sud Italia, e ce l'abbiamo fatta. Yeah, city now. Oh, yeah.